E Livorno certo non l'aveva immaginata così, la festa per la prima in Serie A dopo 55 anni. La Chievo ha messo a nudo tutti i limiti difensivi degli Amaranto. Ci sarò, aveva detto il tifoso più illustre del Livorno, Carlo Azeglio Ciampi, e il Presidente della Repubblica ha mantenuto la promessa. E allora andiamolo ad ascoltare al suo arrivo allo stadio. Certo, è importante poter tornare qua in Serie A, questo è importante. Ecco, maglia, emozioni? Emozione, beh, ora l'emozione comincio a provarle ora. Si vede in questo Livorno? Sì, l'ho visto giocare sabato scorso, è stata una bella partita. Mai manca dallo stadio da un... Presidente? Cravatta Amaranto? L'ho sempre avuto nel guardaroba, la cravatta. Grande accoglienza per il capo dello Stato, tornato all'Ardenza dopo 40 anni, Livorno a far festa, Chievo a rendersi subito pericoloso. Prima indecisione della retroguardia toscana e traversa colpita da Cossato. Amelia c'è sulla punizione di Baronio e all'11esimo il vantaggio del Livorno. Fa una gran cosa a Vigiani a difendere palla per aspettare l'inserimento di Protti, diagonale vincente. Salta in piedi anche il tifoso Ciampi che ha seguito la gara accanto alla presidente del Livorno Spinelli. Primo gol del campionato per Protti, il decimo in carriera realizzato a Marchegiani. Poco prima della mezz'ora è egoista Protti, che preferisce tirare anziché cercare il passaggio per Lucarelli. Si arrabbia e con lui Ciampi, ma perché non gliel'ha data, dice il presidente. Si fa vedere il Chievo, esce Amelia ad anticipare Pellissier, ma in difesa è un Livorno che traballa. Beretta, tecnico del Chievo, ordina ai suoi di cambiare marcia e nella ripresa è un'altra partita. Subito il pareggio dei veronesi. Pareggio confezionato da Semioli e Cossato, che realizza da due passi. Altro sguardo in tribuna, allibito Ciampi, e rivediamo anche l'azione con l'esordiente Evangelisti, che finisce per trovarsi in inferiorità numerica. Ancora Evangelisti all'11esimo, ancora Semioli soprattutto. Va via sullo scatto, si accentra e batte Amelia per il decisivo 2-1. Sbotta Carlo Azeglio Ciampi, responsabilità, lo rivediamo in questo replay, anche per il numero uno del Livorno, che prova a reagire senza fortuna. Il colpo di testa di Protti ostacolato da Vidigal, ben più pericoloso sempre di testa il Chievo con Cossato. Proteste del Livorno, va a terra in area Vidigal, trattenuta di Danna, contatto poi con Lanna per il signor Dattilo, tutto regolare. Ultimi tentativi del Livorno, punizione del cileno Cordova e nel finale controllo e tiro dal limite di Vigiani, bravissimo Marchegiani, bravo il Chievo che ha saputo soprattutto aspettare. Il Livorno invece fa subito i conti con la nuova realtà della Serie A e la linea può tornare allo studio.